Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video unboxing che, come potete vedere, questa volta mi è leggermente sfuggito di mano. Quindi direi, come al solito, spostiamo tutto giù dalla scrivania e iniziamo subito con l'unboxing, perché sarà veramente lungo ma pieno di cose veramente fighe. Dunque, direi che ci siamo e cominciamo con il primo, che è un mio acquisto di Amazon. Onestamente ho comprato un po' di roba che non ho ancora aperto, quindi faccio fatica a ricordarmi cosa ci sono nelle varie scatole. Ho preso questo kit con il Raspberry Pi 4 perché mi serviva come centralina nuova per la domotica che sto finalmente completando. Ho un buco nel muro da praticamente 2 anni in cui avrei dovuto infilare il tablet con tutta la centralina, non ho mai avuto tempo di programmarlo, ma adesso mi ci sono messo, insomma ci sto sbattendo la testa, e quindi ho recuperato il Raspberry perché mi serve appunto come centralina. Poi andiamo avanti con questo pacco con scritto urgentissimo che ho tipo chiuso da 2 settimane. Va bene, mi scuso con Giunti per non averla aperto prima. Spero che non fosse realmente urgentissimo. La busta nella busta. Si tratta dell'Isola del Tesoro a fumetti di Disney. Peccato che ha preso una piccola botta qua al fumetto, ma edizione di Giunti, che come al solito fa degli ottimi lavori per quanto riguarda tutti i prodotti di Disney. Faccio vedere qualche tavola se riesco. C'è il racconto, come se fosse appunto il libro, e se non dico una fesseria, esatto, c'è poi anche tutta la parte a fumetti. Quindi ringrazio tantissimo Giunti per questo regalo di compleanno anticipato, dato che tra qualche giorno è il mio compleanno. Poi proseguiamo, sto andando veramente a caso col primo che trovo. Questo pacco arriva dagli amici di Multiplayer e, se non dico una fesseria, dovrebbe essere il loro ultimo libro. Eh sì, mi hanno mandato la Bibbia degli spoiler, tra l'altro in questo formato quadrato super carino, in cui in ogni pagina trovate uno spoiler del relativo film, tipo Donnie Darko muore, a dimostrazione del fatto che non puoi fregare la morte, soprattutto se l'attore di un aereo è assolutamente intenzionato a cascarti sulla testa. Spero di non spoilerarmi troppo leggendolo, comunque molto carino, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Poi proseguiamo, questo è arrivato oggi. Ah, fighissimo, questo arriva da Koch Media, che mi ha mandato il nuovo cofanetto Ultra Limited Edition con le carte da collezione e l'artbook di Hello World. Tra l'altro tiratura limitata a 1500 copie, questa è la 15ª, e questa edizione qui la trovate solo su Amazon, come dice anche l'etichettina qui. Quindi ringrazio Koch Media e non vedo l'ora di dargli un'occhiata. Poi andiamo avanti con questo pacco che arriva da Reolink, che è un'azienda che produce telecamere di sorveglianza wireless che funzionano con IP, e se riesco ad aprire questo pacco che è chiuso in maniera incredibile. E nel frattempo mi sono tagliato un dito mentre aprivo il pacco. GG. Mi hanno mandato una delle loro ultime telecamere di sorveglianza, la Reolink Argus 3, e un pannellino solare per alimentarla senza bisogno di un attacco diretto a corrente. Tra l'altro sul sito trovate già una recensione di un'altra telecamera simile che ho recensito sempre col pannello solare, sempre della Reolink, che funziona molto bene, è comodissima. Se avete possibilità di metterla da qualche parte dove installare il pannello solare, praticamente non vi si scaricherà mai, quindi sono molto contento di questa nuova telecamera e non vedo l'ora di provarla. Poi proseguiamo con questo pacco che arriva da Hasbro, almeno la scatola è di Hasbro, quindi mi aspetto ci sia roba di Hasbro dentro. Ho serie difficoltà ad aprire i pacchi, ma poi sono tutti chiusi in maniera pazzesca. Ah, ok, ce la facciamo da qua. No, sì. Ok, Monopoli, la rivincita dei perdenti. Perdere conviene quando compi azioni che ti fanno saltare i nervi, come pagare l'affitto, le tasse o andare in prigione e prendere una moneta perdente. Ah, quindi qui in sostanza, se le cose ti vanno male, se ti sbattono in prigione, se sei costretto a pagare tasse, diciamo che ti va anche abbastanza di lusso. Sono curioso di provare questa nuova edizione del Monopoli, in modo da vedere un po' come hanno riscritto le regole del gioco. Tra l'altro di Monopoli ne ho veramente un'infinità. Lì ho quello di Star Wars, Monopoli Italia,
o il Monopoly di Mandalorian da qualche altra parte, non lo vedo più, e comunque fa sempre piacere. Monopoly è un gioco che si gioca sempre ed è sempre divertente in tutte le sue edizioni. Poi andiamo avanti con questo pacco che arriva da Amazon, che ho comprato io e non so assolutamente cosa sia, lo stavo spaccando tutto. Ah, ok, sono dei banalissimi cinturini di ricambio per il Mi Band, dato che questo qua mi si stava rompendo e volevo evitare di rimanere senza. Poi andiamo avanti, questo pacco arriva da Ubisoft. Il mio secondo ufficiale gioco fisico per PlayStation 5, ovvero Immortals Phoenix Rising. Tra l'altro l'edizione Gold, quindi ringrazio tantissimo Ubisoft e non vedo l'ora di provarlo. Ho già letto qualche recensione a proposito, tra l'altro Guido sta scrivendo una recensione per noi sul sito ovviamente nemoiproductions.it e mi ha detto che è molto molto carino, quindi sicuramente lo proverò nei prossimi giorni. Altro pacco da Amazon, altro pacco che ho comprato io, altro pacco di cui non mi ricordo assolutamente il contenuto, perché questo tra l'altro è arrivato quasi un mese fa, c'è la data da qualche parte, sì, 21/11, praticamente, no, un mese fa no. Ok, cos'è sta roba? Ah sì, allora ho preso delle banalissime bustine nere delle Dragon Shield per il nuovo mazzo di Magic che devo montare. Io prendo praticamente ormai solo Dragon Shield, mi piacciono al tatto, sono molto fighe. Tra l'altro nello scorso unboxing ho aperto l'edizione Art con quella grafica fantastica, questo giro mi servivano banali nere tutte monocolore, quindi le ho recuperate. Poi, oh, questo lo aspettavo tantissimo, è una specie di statua di Batman, più che una statua è una teca dove troviamo la sua maschera. Non si riesco a tirare senza spaccare tutto, oggi ragazzi veramente penso che non concluderò in maniera sana questo unboxing. C'è la sua techina qui ed abbiamo anche un mini libricino dove, se non sbaglio, se non ricordo male, dovrebbe esserci un po' di storia sulle sue armature, ovviamente in inglese. Ok, c'è qualche dettaglio, spero di non macchiarlo di sangue. Dark Knight, quello di Frank Miller. E questo qui, tra l'altro, base in ferro, super rigida, che si dovrebbe illuminare gli occhi. Non so quanto si vede nella telecamera, magari si vede poi nella ripresa dettagliata. Comunque, molto figa, bello pesante, la teca si toglie, la maschera è morbida perché è realizzata in gomma, come se fosse la maschera di Batman, e devo dire riproduzione molto carina. Tra l'altro l'ho pagata veramente niente, 10 euro in offerta, non so quanto sta adesso. Un'idea regalo anche abbastanza carina per i fan del pipistrello. Poi andiamo avanti con il Commander Collection Green di Magic. Questo è uscito da poco e l'ho preso perché in realtà mi mancavano un paio di carte interessanti, super utili, che costicchiano, tra cui la Sylvan Library e il Worldly Tutor. Poi c'è anche Bane of Progress, Omnath, Freya, Lies e la Musa Simigena, oltre al Sol Ring e la Torre di Comando. E niente, hanno fatto questo nuovo pack dove le hanno raccolte tutte con il nuovo login, eccetera. L'ho pagato, mi sembra, 49. Solo il Worldly e la Library stanno più o meno a 40 euro, quindi ho fatto prima a recuperare questo. Andiamo avanti, pacco che arriva da Echo e quindi da Universal Pictures, che mi ha mandato, oddio, sì, The Lighthouse, uno dei film che più mi è piaciuto negli ultimi mesi, con un Robert Pattinson e Willem Dafoe incredibili, completamente in bianco e nero. Ragazzi, recuperatevelo perché è veramente una bomba atomica. Tra l'altro, ok, no, Blu-ray normale, pensavo fosse 4K, che ho visto la confezione nera, invece no, Blu-ray normale. Infatti mi ricordavo che non l'avessero fatto in 4K, però se non sbaglio su Amazon c'è anche la versione speciale, se non è esaurita, con le cartoline un pochino più spessa. Quindi ringrazio Universal Pictures. Poi pacco da Amazon, quindi pacco che ho preso io, questo 27 novembre, cos'è? Ah sì, questi sono i miei unici due acquisti per il Black Friday, ovvero due pile da 9 volt
è il cofanetto Blu-ray dell'undicesima serie di Doctor Who. Dato che mi mancavano qualche episodio da recuperare e devo ancora vedere tutta la dodicesima, l'ho pagato veramente 10 euro in Blu-ray, avevo già tutti gli altri cofanetti, quindi ho fatto che recuperarmi anche questo. La Whittaker non mi dispiace affatto come dottore, anche se questa undicesima stagione, soprattutto le prime puntate, non lo so, ho fatto un po' di fatica a vederle. Mi hanno detto che però la dodicesima è veramente fighissima, poi in questo prossimo speciale di Natale tornerà anche Barrowman nel ruolo di Capitan Jack, quindi dovrò assolutamente recuperarmi questi ultimi episodi e la dodicesima stagione da qualche parte, dato che non è ancora uscita in Blu-ray prima dello speciale di Natale. Andiamo avanti, sempre pacco di Amazon, sempre pacco ordinato durante il Black Friday, è un fumetto, sì, dovrebbe essere Manifest Destiny volume 7, fumetto di Saldapress che sto amando la follia già da diversi anni, se non sbaglio sono 2 anni che stanno pubblicando, fumetto che parla di Lewis e Clark alla scoperta del nuovo mondo con creature fantastiche, minotauri, insomma è tutto strano ed è disegnato e colorato veramente da Dio e boh, mi piace un sacco, vi consiglio di dargli un'occhiata, recuperatevi il primo numero, stanno intorno ai 12,90 se non sbaglio, no, che è questo 14,90, però almeno recuperatevi il primo volume perché secondo me è parecchio interessante e potrebbe piacervi. E con un altro pacco che arriva da Coach Media, questo anche ce l'ho da tantissimo, infatti mi scuso con i ragazzi di Coach Media, ma mi è arrivato praticamente il giorno dopo che ho pubblicato lo scorso video unboxing, quindi è rimasto lì a prendere polvere. Allora, mi hanno mandato il Blu-ray di A te che conosci l'azzurro del cielo, un altro anime, un'altra limited edition Blu-ray con 4 card, e che bello, sì! Il Blu-ray di Small Soldier. Ragazzi, io amavo alla follia questo film da bambino, l'avevo cercato di recuperare qualche mese fa, anzi direi l'anno scorso, e con mia grande delusione avevo scoperto che non c'era in Blu-ray, finalmente l'hanno stampato, l'ha portato Coach Media e li ringrazio tantissimo. Sono Archer, emissario dei Gorgonauti. Bellissimo, ciao Alan Zitta e Mosca, non vedo l'ora di vederlo, questo stasera me lo sparo subitissimo. Se sapevo che era dentro aprivo questo pacco e me lo recuperavo. Il pacco che arriva da Pampling, quindi un bel carico di magliette, calzini e forse anche una feltra, non mi ricordo cosa ho ordinato. Tiriamo tutto fuori e vi faccio vedere. Allora, ho preso 2 calzini, 2 paia dello squalo, sono veramente fighissimi, sono arrivati da pochissimo, infatti quando li ho fatti vedere mio fratello mi ha detto ti prego prendili anche per me, quindi ne ho comprati 2. Poi ho preso questi qua, sempre nei miei disegni che sono arrivati da poco con questo dinosauro, non so, carino, io ormai indosso solo calzini così, e questo qua è classico, ce l'ho in versione corta con i dischi e la musicassetta. Poi ho recuperato la maglietta, anzi 2 magliette e una felpa speciale nuova con questo design di Natale, questo qua è con Goku scritto Super Christmas, poi abbiamo questa con Bender e la doppia citazione sia a Futurama che a Mamma ho perso l'aereo, molto carine, queste qua sono edizione limitata quindi vi consiglio di recuperarvela adesso, soprattutto mo che si sta avvicinando il periodo natalizio, e poi ho preso questa qua con la grafica ispirata a Harry Potter con scritto It's a Magical Christmas con Edwige e gli occhiali di Harry, la bacchetta eccetera, e poi ragazzi dovevo assolutamente prenderla, guardate quanto è bella questa, con Chip e Chop agenti speciali, uno dei cartoni che più ho spulciato in assoluto durante la mia infanzia, quindi quando ho visto questo design ho detto deve essere assolutamente mio. Tra l'altro ragazzi, se non sbaglio dovrebbe essere ancora attiva l'offerta pre-natalizia dove vi portate a casa 4 magliette a 40 euro, quindi a 10 euro l'una, in più potete ancora aggiungere il codice sconto NERDMOB per il 20% di sconto, quindi se dovete fare dei regali di Natale all'ultimo mancano 2 settimane, comunque è la vostra occasione. La maglietta che indosso, questa qua con il simbolo di The Punisher fatto con tutti i teschi, è ovviamente di Pampling. Poi cosa è rimasto? 3 pacchi. Allora, questo arriva da Turtle Beach, mi hanno mandato le Recon 70, le cuffie indicate principalmente per Nintendo Switch, ma che funzionano anche con Xbox One, PS4 Pro e PS4, ovviamente con i telefoni. Quindi di questa qua farò la recensione, la troverete a breve su Nermui Production, e poi proseguiamo con l'altro pacco.
che arriva anche questo da Turtle Beach. E si tratta della nuovissima tastiera di Rockat TKL Pro. Tra l'altro quella compatta, quindi senza tastierino numerico, che si collega via cavo, quindi la posso collegare alla PS5 per giocare a COD o i vari FPS, magari Cyberpunk che arriverà nei prossimi giorni. E sono curioso di provarla. Di Rockat ho già recensito le cuffie, sono state veramente ottime, una scoperta incredibile. E tra l'altro tutta la divisione Rockat è stata acquistata da Turtle Beach, infatti la qualità delle cuffie è praticamente paragonabile a quella delle Turtle. Quindi non vedo l'ora di provarla, uscirà la recensione anche di questo. Ora signori, il pacco che attendevo più di tutti, che ho comprato su eBay praticamente un mese fa, ci ha messo veramente una valangata di tempo, non mi chiedete come mai, lo stavo già dando per perso, e ve lo faccio vedere se riesco ad aprire. Ragazzi, ho fatto un recuperone, una serie che volevo recuperare veramente da tantissimo tempo, non avevo mai trovato. Tra l'altro quanta carta mi ha messo, vabbè, meglio così. Faccio vedere tutto, ce la faccio? 1, 2 e 3. Signori, ho preso da un venditore, tra l'altro l'ho pagata veramente pochissimo, l'ho pagata 150 euro tutta la serie, mi sono recuperato tutto Ultimate Spider-Man, compresi gli speciali. Ero indeciso se prendere questi o i volumoni che avevano mandato in edicola qualche tempo fa, ma i volumoni non li trovavo e ho trovato sta mega offerta, alla fine mi è venuto veramente 2 euro a volume e dovrebbero esserci tutti, compreso anche il numero 1, spero. Là c'è il 25, qua c'è il 49, ah ok. No, questo è lo speciale, il numero uno speciale, però molti di questi sono introvabili, infatti non ho idea per quale motivo l'ha venduto così poco. Onestamente temevo che arrivasse un mattone, invece è arrivato tutto e sono stracontento. Tra l'altro sono tenuti veramente da Dio e sono tutti imbustati, signori. Lo vedo da qua, ogni volume è in una busta protettiva. Affarone incredibile. Di Ultimate Spider-Man avevo letto praticamente solo il primo ciclo, poi ho seguito le vicende di Peter Parker su Ultimates e Ultimate Fantastic Four e Ultimate X-Men. Praticamente ho preso tutte le serie Ultimates tranne la più bella, che è quella di Spider-Man, e quindi ho deciso di chiudermi questa enorme lacuna, recuperarmi l'ultima metà di cui non avevo neanche letto la storia, anche se so benissimo cosa succede. E niente ragazzi, penso che nei prossimi giorni mi ci squaglierò dentro e farò una mega full immersion. Troppa roba, veramente un sacco di roba e un sacco di immondizie che ho fatto con le scatole buttate lì. Va bene, puliremo. Ragazzi, grazie per aver seguito questo nuovo unboxing e mi raccomando, ci vediamo presto perché sono in arrivo enormi e grosse novità. Per tutto quanto vi ricordo di seguirmi su Instagram, solito link linkato qui sotto in descrizione. Ciao!